Amici sportivi, appassionati di sport invernali, il cordiale saluto vi giunge dalla Francia da parte di Alessandro Genuzio. Siamo i collegati in diretta da Morzin dove stiamo per assistere alla prima manche. dei campionati eccoci qua c'è stato un piccolo problema tecnico abbiamo risolto Velocemente eh, dicevo eh, dove si sta per assistere a questo slalom gigante questo slalom speciale maschile. La prima delle due discipline tecniche. Le ragazze hanno appena completato la loro prova. Eh, in, eh, ad Avoria, scusate, a San Jou. Ehm, dove eh, è andato in scena questo gigante dove hanno preso il via tantissime atlete che prendono parte anche nel circuito di Coppa del Mondo, e la sorpresa è stata che Lara Colturi, la favorita numero uno, eh, non, non ce l'ha fatta a conquistare la medaglia d'oro. Che è data d'appannaggio della canadese Brit Richardson con Stephanie Group, la svizzera che si è inserita tra le due atlete che. Solitamente eh, sono impegnate nel circuito maggiore. Per l'Italia è arrivata un'altra medaglia di legno con Ambra Pomare che si è piazzata in quarta. Posizione, ma adesso concentriamoci sulla gara maschile, sono tanti gli atleti al via 145, rappresentanza di 49 nazioni. Ovviamente presente anche il quartetto azzurro con il pettorale numero 19 scenderà in pista Andrea Bertoldini, subito dopo di lui sarà il turno col pettorale 20 di Stefano Pizzato Pettorale 25 per Edoardo Saracco e Pettorale numero 29 per Fabio Alassina. Una compagine italiana al maschile che ha ottenuto grandi soddisfazioni soprattutto nelle discipline veloci per merito di Max Peratoner che si è messo al collo due medaglie d'oro e una di bronzo e poi anche grazie a Gregorio Bernardi che ha regalato all'Italia una splendida medaglia d'argento. L'altra medaglia d'oro eh, di Peratoner è andata in condivisione proprio con Edoardo Saracco nella Team Combine. Saracco che abbiamo citato in precedenza sarà al via di questa... Prima manche dello slalom maschile, la seconda manche la trasmetteremo in diretta a partire dalle 17.45, sempre sugli schermi di eh, Neve Italia, ma gli azzurri quest'oggi non partono con i favori del pronostico, il favorito numero uno sarà... Probabilmente il, lo, lo svedese Fabian Ax Schwarz pettorale numero 6 che sarà preceduto dal secondo favorito Theodor Bröcken, norvegese pettorale numero 5, ma attenzione anche al numero 10 austriaco Moritz Zudrel medaglia di bronzo con Eduard Allenberg nel Team Combine di quest'anno, scusate, con Jakob Greber nel Team Combine di quest'anno, un atleta che ha debuttato in Coppa del Mondo recentemente nello slalom di Wengen, senza passare dalla Coppa Europa, una cosa che succede veramente molto raramente per il classe 2005 di Bluedance, quindi del Foraberg. Però ad aprire le danze con il pettorale numero 1 sarà... Lenz Hackler, atleta svizzero quarto nella discesa che ha inaugurato il programma di questi campionati del mondo, poi è uscito in Super G lo scorso anno fu uh, secondo in super gigante andiamo a scoprire questa pista lo Stade du Planète, tracciato della prima manche con 60 porte che sono state dislocate dall'allenatore dei francesi Seb Brenier mentre nella seconda manche sarà la volta dell'azzurro Alex Ploner che traccerà proprio ehm, la manche decisiva quella che assegnerà le medaglie quindi andiamo a scoprire questa discesa avete visto... Ci sono uh, tanti addetti in pista con uh, un sacco che contiene il sale proprio perché potete vedere a bordo pista non c'è neve, temperature alte che hanno rischiato di portare anche alla cancellazione di questo slalom. Per fortuna si è riusciti a porre rimedio però eh, gli allenatori devono essere lì pronti per cercare di lisciare il manto e cercare di mantenere la neve quindi il primo eh, riferimento cronometrico di Franz di lenz hackler è di 48 e 40 uno slalom piuttosto corto questo e vediamo la risposta di edward allenberg atleta finlandese che vanta al suo attivo già tre partecipazioni nel circuito di coppa del mondo ieri ha partecipato anche nel Team Event e recentemente ha colto il quarto posto in Coppa Europa nello slalom di Berchtesgaden, parte bene con 25 centesimi di vantaggio nel raffronto contro Lenz Hackler che era sceso con il pettorale numero 1 e i pettorali bassi su un fondo che tende a rovinarsi rapidamente, sarà un fattore determinante, speriamo che gli azzurri riescano in qualche modo a uscirne fuori, e ricavare qualcosa di buono, continua a sciare molto bene, molto centrale, senza prendersi troppi rischi, Edward Alberg che chiude con un margine di 16 centesimi di vantaggio nei confronti di, di, di Lenz Ackler. Al cancelletto di partenza il primo della squadra austriaca, Jakob Greber, un autentico specialista dello slalom, bronzo recentemente qui uh, in uh, Alta Savoia nel team combined uh, insieme a Moritz Züdrel Ha disputato lui la manche di Super G, se cosa ci può dire, partito bene con uh, il piglio giusto, due centesimi di vantaggio nei confronti di uh, Halberg. Da parte di Greber che poi sbaglia, è inforcata è fuori, quindi il primo a uscire col pettorale numero 3, c'è molto rammarico da parte sua, avete visto si è praticamente arrabbiato con se stesso, vediamo è uscito molto largo e poi netta l'inforcata nel tentativo di rientrare in pista. Lo statunitense Cameron Palsquist che ieri abbiamo visto nel team event conquistare la medaglia di bronzo nel derby tutto nordamericano tra Canada e Stati Uniti a vantaggio appunto degli statunitensi, atleta che gareggia prevalentemente nelle discipline tecniche eh, ha ottenuto dei buoni risultati nelle gare Noram con due vittorie e due podi vediamolo al primo rilevamento cronometrico e dietro di soli 15 centesimi si può ancora fare per cercare di stare davanti al leader Edward Halberg per la Finlandia. Vediamo come affronta questa parte conclusiva della pista Stade du Plané in quel di Morzen, la stessa pista che ha ospitato la manche di Slalom, valevole per il team combined, che è andata da pannaggio della coppia azzurra Peratoner-Saracco. E va a chiudere la sua prestazione in terza posizione, perde tantissimo sul finale, 73 centesimi. È il turno di Theodor Brecken, il norvegese. Che. Al suo attivo vanta un 25 posto a Kitzbühel in slalom, è uscito a Schladming nel circuito di Coppa del Mondo. Ha preso parte nella sua carriera già a quattro prove nel massimo circuito dello sci. È un atleta davvero molto promettente, da seguire assolutamente anche negli anni a venire. Per quanto riguarda la scuola della Norvegia, che continua a portare tanti talenti nello sci alpino: Sten Olsen, Broten, per citarne qualcuno. E però perde già mezzo secondo nella parte alta e adesso si appresta a affrontare la parte conclusiva di questo tracciato che non presenta delle pendenze così impegnative però gira parecchio questa, questo slalom ci sono alte velocità vediamolo eh, nella parte conclusiva pare molto in controllo e vediamo se effettivamente le linee sono state molto precise ma ha lasciato sul terreno con uh, molti, molti secondi, un secondo e 51, una prova abbastanza deludente per uno dei due grandi favoriti di questa manche L'altro grande favorito è questo: Fabian Ax Schwarz, è svedese, gareggia nella scuderia di Marcel Hirschel con uh, i Red Bull. Van Dier è un atleta assolutamente uh, da uh, seguire negli anni prossimi perché. Ha gareggiato a Kitz piazzandosi in ventesima posizione, è stato medaglia d'argento ai mondiali juniores di Panorama nel 2022 e adesso è partito già con un ritardo di 26 centesimi nel raffronto con Edward Halberg che ha sfruttato molto bene il pettorale numero 2. Intanto la pista si inizia a segnare e quindi sarà molto importante riuscire a ridurre i distacchi eh, nei confronti di chi è appena sceso. E vediamolo che ancora in difficoltà qua rischia l'inforcata uno dei pupilli di Marcel Hirscher, questo grande campione che ha deciso di, una volta ritiratosi, di mettere appunto un'azienda di sci specialisti, 54 centesimi intanto il ritardo che accusa uno dei favoriti, Fabian Ax Schwarz, l'impressione è che la pista si stia segnando in maniera notevole e che da qua in poi gli atleti... Dovranno davvero tirar fuori il massimo per stare a contatto con Eduard Halberg, questo atleta finlandese che guida davanti a Lenz Eckler con un margine di centes 16 centesimi, poi Fabian axe Schwarz, appena sceso, con 54 centesimi. Centesimi, vediamoci questo Flavio Vitale, atleta francese, che al suo attivo vanta un podio in Coppa Europa in slalom gigante, però a Valoir, e che ha debuttato in Coppa del Mondo sempre in gigante questa, in questa stagione in Val d'Isère. 34 centesimi nella parte alta, e ma da qua in poi che bisogna cercare di stare il più vicini possibile agli intertempi di Eduard Halberg cosa non facile, come vi dicevo, proprio perché la pista sta veramente segnandosi in maniera importante. E sarà davvero uh, ricca di buche molto probabilmente nel corso della seconda discesa, dopo che saranno scesi 145 atleti. Quindi sarà un autentico rodeo ed è penalizzante, ovviamente. Partire con i pettorali, altri senza apparenti errori. Flavio Vitale paga 2 secondi e 10 distacchi davvero importanti. Al momento, soltanto 4 atleti sotto il secondo e Edward Alberg che ha messo in piedi una manche pulita senza rischiare tanto, però che gli sta consentendo di mantenere la leadership. Altro svedese, Albin Larsson. Ieri non ha gareggiato nel Team Event la Svezia che stava per difendere il titolo nel derby tutto scandinavo per il primo e il secondo posto, la vittoria è andata alla Norvegia davanti proprio alla Svezia intanto 65 centesimi paga anche lui tantissimo qua piuttosto arretrato come posizione e continua a, a provare ad attaccare però guardate quanta neve solleva la neve marcia questa molto primaverile purtroppo le alte temperature rischiano di trasformare una gara invernale visto che siamo a inizio di febbraio in una quasi una gara di fine stagione e non aiuta anche il fatto di non essere in quote altissime perché si parte da 1193 metri e si arriva soltanto a quota 993 metri con un dislivello di 200 metri esatti. Adesso andiamo a vedere un po' di rallenti della prova da parte di Albin Larson, non una grande prestazione. E seguiamo Hans Graham Matzen, fresco di titolo mondiale nel team event, nella prova a squadre di ieri, che ha consentito alla Norvegia di entrare nel medagliere di questa manifestazione, giunta alla sua 43esima edizione. La prima fu proprio in Francia nel 1982. 37 centesimi e uno. Uh, tra gli ultimi numeri scesi ad essere il più vicino all'intertempo all fatto segnare da Edward Halberg, Vediamo se uh, riesce a, a contenere il distacco per poi provare a fare la differenza nella seconda manche. L'impressione è che bisogna veramente eh, dare il massimo nella parte alta e poi cercare di contenere il distacco dal leader Halberg nel tratto conclusivo, se si vuole avere speranza. Di medaglia nella coltivare i sogni di medaglia nel corso della seconda e decisiva manche, che comincerà a partire dalle 17.40, il collegamento, 17.45, il via del primo concorrente in versione dei 30, come viene in Coppa del Mondo e parte col numero 10, uno degli atleti da seguire col circolino rosso, atleta che ha gareggiato a Wengen in Coppa del Mondo. Senza mai passare per la Coppa Europa, questo atleta che viene dal foralberg. 29 centesimi per l'atleta che sembra essere uno dei predestinati per lo slalom bianco-rosso austriaco nel cercare di ripercorrere i grandi successi che sta amietuto Marcel Hirscher, ma anche tanti altri campioni. In questo momento è Feller uno degli uomini di riferimento per le discipline tecniche dell'Austria. Vediamolo qui, sembra attaccare parecchio, vediamo. Quanto sarà il suo distacco? Perché è difficile riuscire a stare davanti a Alberg per vedere se, nel corso della seconda lancia, potrà andare ad attaccare. 93 centesimi, bravo, eh, perché con queste condizioni non si poteva fare di più. Riesce a stare sotto il secondo, anche se i distacchi sono piuttosto elevati nel corso della prima discesa, quando sono scesi soltanto 10 atleti. Italia, che vi ricordo ancora da giocare le proprie carte, saranno quattro gli azzurri. Primo a scendere Andrea Bertoldini pettorale 19, Stefano Pizzato il 20 e poi 25 Edoardo Saracco e 29 Fabio Alasina. Mentre in pista lo svedese Gustav Visting che accusa già 61 centesimi di distacco nei confronti di Eduard Halberger che ha assolutamente, sfruttato al meglio il pettorale numero 2 e precede di appena 16 centesimi Lenz Höckler atleta svizzero partito con il pettorale numero 1 è uscito invece con tanto rammarico Jakob Gröber, pettorale numero 3 e in terza posizione al momento si trova Fabian Ax Schwarz, staccato di 54 centesimi, poi se poi segue Kamen Palmquist, americano a 73 centesimi, chiude la top 5. Morris Zudrel a 93 centesimi. Questi primi 5 atleti si trovano all'interno di un intervallo di eh, sotto il secondo, tutti gli altri invece eh, beccano quasi un secondo e mezzo. Theodore Brocken, e, e da lì in poi a salire. Vediamo pettorale numero 12 per Mattias Höbi. In rappresentanza della Norvegia, che paga già 54 centesimi. E guardate quanti sono! Già, mezzo secondo in soli 17 secondi, di gara è un'enormità, soprattutto con un pettorale tutto sommato buono il 12, e quindi bisogna sperare che gli azzurri riescano a estrarre dal cilindro il coniglio giusto. Per cercare di posizionarsi il più vicino possibile, quantomeno ai tempi di Morris Zudrel che al momento è in quinta posizione a 93 centesimi, diciamo, Roby paga 2 secondi e 30, tantissimo. Eh, L'impressione proprio era questa: la sensazione che la pista si andasse a rovinare nel corso dei vari passaggi c'era tutta si sperava almeno tenesse per le prime 20 per i primi 20 partenti, invece già dopo i primi passaggi si è visto il deterioramento della neve. Guardate quanti addetti a bordo pista ci sono tra tecnici allenatori, ski men con la direzione da parte di Wim Rosel, il referee della FIS che gli coordina per buttare il sale e poi ci sono tutto un team di lisciatori per cercare di limare le varie vasche che si stanno pian piano formando, intanto Eduard Hallenberg prova 2.37, chiude distacco pesantissimo per lo svedese E adesso Philip Johnson, Johnson al cancelletto di partenza, vediamolo nella parte alta, sotto. Avete visto una panoramica sul centro di Morsan, la città che ha dato i natali al grande Jawornay, campione olimpico in discesa. La scuola Valle 1960 famoso a livello mondiale per aver inventato la posizione aerodinamica a uovo che viene tutt'ora utilizzata e morsin che è anche la città che ospita la Medal Plaza, quindi la celebrazione degli atleti al termine di ogni competizione è un po' il centro nevagico di questa 43 edizione dei campionati del mondo juniores. Anche lui paga un distacco notevole. Filippo Johnson, 2 e 19. Sono davvero distacchi importantissimi. Bisogna veramente estrarre un jolly quest'oggi e poi giocarsi al meglio la il numero di partenza nella inversione dei 30 nella seconda e decisiva manche che andrà in scena tra l'altro in notturna alle 17.45 il via collegamento a partire dalle 17.40 ovviamente su Neve Italia e su Neve Italia trovate anche il report del gigante femminile di questa mattina che si è disputato sulla pista di Saint-Jean-d'Op, che ha visto al via anche Lara Colturi, un'atleta italiana a tutti gli effetti, ma di passaporto albanese, mentre vediamo taglia traguardo: Cooper Pocket 1,67, bravo perché con questo numero di partenza è riuscito comunque a inserirsi. all'interno delle 10. Intanto esce lo spagnolo Alexis Uber Seracanta, Spagna che nel medagliere ha conquistato una medaglia d'argento nel Super G maschile, quindi compare nel medagliere al pari anche della Finlandia che l'ha conquistata invece nella discesa femminile un bronzo. Finlandia che guida la classifica di questo slalom con Edward Halberg partito col pettorale numero 2, sfruttando al massimo il numero di partenza. Noi seguiremo ovviamente non tutta la prima manche, sono 145 gli atleti al via, seguiremo i primi 50, ovviamente con un occhio di riguardo per gli atleti azzurri. Il primo a partire sarà tra due numeri, Andrea Bertoldini. Portacolori dell'esercito originario di Premana Lecco che è arrivato terzo nel recente gigante FIS di Meribel e questa stagione si è aggiudicato anche lo slalom FIS di Bormio. Ieri non ha gareggiato nel team event dove gli è stato preferito Stefano Pizzato e, e l'altro azzurro era invece... Edoardo Saracco, quindi si è concentrato maggiormente nella questa gara, nello slalom, domani azzurri che saranno impegnati nella prova conclusiva, nella gigante, sulla stessa pista che quest'oggi ha segnato le medaglie al femminile. E vediamo adesso Lucas Konsgolm. Prima di assistere alla prima, prima discesa degli, del primo degli azzurri, appunto Andrea Bertoldini, portacolori del centro sportivo Esercito, classe 2003 per lui, mentre Colsgon chiude in quindicesima posizione, e quindi Ale e Andrea bisogna cercare di limitare i danni in questa prima manche e partire subito l'attacco nella parte alta, per poi difendersi nel tratto conclusivo partito molto determinato con tanti rimbalzi e vediamo se questa tecnica paga vediamo il primo intertempo è già alto 1.19 purtroppo quindi le linee sono precise ma non efficaci in questo momento continua a saltellare da una porta all'altra nel tentativo di assecondare al meglio le buche che si sono formate già su questa pista L'impressione è che sia un po' lento nel raffronto con il primo della classifica, Edward Halberg. Vediamo al traguardo il primo degli azzurri. Ultime porte per lui in fila alla tripla e si arriva al traguardo con 3,86. È purtroppo molto alto come intertempo, nonostante non abbia commesso apparenti errori. E adesso il momento di Stefano Pizzato. Di 90 Padovana. Ieri si è fermato con la squadra azzurra ai quarti di finale del team Event, portacolori delle fiamme oro. È più veloce rispetto al connazionale in questo primo intertempo. Adesso, però, deve cercare di mollare gli sci, fare velocità, cosa non semplice quando le linee sono praticamente obbligatorie. Sul palo per cercare di arrivare al traguardo, deve cercare di mollare gli sci il più possibile, fare velocità. Per contenere il distacco, vediamo se riusciamo a stare sotto i due secondi. Sarebbe qualcosa di straordinario perché stare sotto i due secondi significerebbe entrare tra le prime dieci posizioni. Pizzato e le ultime porte per lui, 2,82 paga anche lui parecchio. Sedicesima posizione per l'Azzurro, in una classifica che non ha avuto grossi scossoni. E vediamo se un campione che vanta anche partecipazione ai circuiti eh, maggiori come Albana Lesi, Canafarina riesce a fare la differenza e anche lui non ce la fa, paga un secondo e 06 l'atleta francese che ha ottenuto una medaglia di bronzo nella team combine, ma poche soddisfazioni finora a livello individuale, lui che partiva per fare un, un plan di vittorie. Campione in carica a livello juniores ovviamente di gigante che gli è valsa la partecipazione lo scorso anno alle finali di Soldeu e adesso e sicuramente sarà uno degli atleti da uh, seguire col Circhio Unione rosso già domani paga 3,46 distacco davvero importante qua molto arretrato ha rischiato di farsi sparare fuori taglia al traguardo con tempo molto alto adesso diamo Fabio Valk austriaco 1 e 0 è un distacco davvero importante. E bisogna cercare il più possibile di riuscire a stare sotto il secondo, quantomeno nella prima parte, e poi cercare di mollare il più possibile gli sci laddove sia possibile. Lo vediamo provare a condurre la propria. Il proprio sci verso i traguardi chiude 3,67, 19 esima posizione, anche lui scuote il capo. Eh, in poche parole, in queste con queste condizioni della neve eh, la gara di fatto si è già chiusa dopo i primi 5 passaggi. E vedremo nella seconda se ci sarà una maggiore spettacolarità perché al momento l'unico che sta facendo cose molto buone è proprio questo atleta qua, Nitko Palamaras, che ieri abbiamo visto impegnato anche nel team event, atleta tedesco, che davvero sta conducendo una buona discesa. Vediamo se riesce a limitare i danni nella parte conclusiva e infilarsi nelle prime 10-15 posizioni e quindicesimo, a 2.40. però ha perso tantissimo sul finale, però bisogna... Bisogna dire che effettivamente è quello che tra gli ultimi ad essere in scesa fino in questo momento è stato capace di posizionarsi meglio in classifica. Spagnolo Thomas Barata in questo momento, e dopo di lui sarà il turno di Edoardo Saracco, il neo campione del mondo in coppia con Max Perattone nel Team Combine. Ieri ha gareggiato anche nel Team Event... Uscendo ai quarti di finale con la squadra italiana, Saracco, originario di Limone Piemonte, portacolori del gruppo sportivo dei Carabinieri. Vediamo se riesce a disputare una buona discesa per poi prepararsi ad attaccare al massimo nella seconda manche, quella decisiva. Partito Lazzurro. 90 centesimi, dai, che è buono questo, questo risultato. Adesso l'importante è riuscire a contenere il distacco per magari sperare di chiudere tra i primi 15 nella prima manche, dove i distacchi sono più limitati. Diciamo tra il decimo e eh, il ventesimo, cosa che invece è notevole. Tra il primo e il decimo, vediamo cosa riesce a fare l'atleta piemontese che è un classe 2003, all'ultima occasione nei campionati del mondo Juniores chiude in diciottesima posizione a 2.83, dietro a Pizzato, che al momento è il migliore degli Azzurri in diciassettesima posizione. Antoine Azzolin, francese, lui ha gareggiato con e l'Osica Camara Farina nel Team Combine hanno gareggiato in realtà entrambi anche in Super Gigante lui ha fatto una manche proprio su questa pista nella Team Combine e ha trascinato la squadra francese all'unica medaglia conquistata a questa edizione ed è bravissimo 37 centesimi nella parte alta davvero fenomenale il primo tratto di gara vediamo al traguardo come taglia Anzolini no no bravissimo a 1.87 e questa, considerata la condizione della neve, è davvero una grande discesa. Applausi per lui. Mentre scende Florian Vogt, che abbiamo visto protagonista delle gare veloci, atleta svizzero, pettorale numero 27. Quindi abbiamo visto rischiare tantissimo Antoine Azzolin, però ce l'ha fatta. A Piazzarsi nelle prime nove posizioni. Anche se il distacco dalla leadership di edward Alberg è notevole, un secondo e 87. Mentre Focht sta scendendo davvero bene, un secondo e sette nella prima parte, e chiude con 219. 19 Attenzione, è stato uno dei pochi che nella parte finale è riuscito a limitare il distacco e infatti si piazza in dodicesima posizione. Jakob einzner Austria. Attenzione anche lui perché sta scendendo davvero bene. È un ritardo contenuto e anche un buon passo d'atleta austriaco, classe 2003. Vediamo come affronta la parte conclusiva della statue plané per vedere se riesce anche lui a essere. Tra i primi 15 al via, qui invece gira molto e sembra essere lento, aver perso eh, velocità e un po' anche il passo. Affronta la tripla e arriva al traguardo con 3 secondi e 11. Va alle spalle di Pizzato e eh, Saracco. Partito Fabio Alassina, atleta di Frassino, fiamme oro. Secondo e terzo in gigante fis di Mary Bell, 69 centesimi. Buona prova in questo momento da parte dell'azzurro che sta continuando a sciare bene. Peccato si sbilancia una spigolata ed esce. Peccato perché sembrava di quattro azzurri quello più convincente, e invece, è uscito così come è uscita questa mattina. Anche Giorgia Colomb, la grande protagonista dell'Italia ai, oh, ai giochi olimpici giovanili di Kanwon in Corea, dove ha conquistato due medaglie d'oro e una di bronzo. Ieri, vincitrice in entrambe le manche, in cui è stata chiamata per la squadra azzurra nel team event. Quest'oggi, stava veleggiando intorno alla dodicesima, tredicesima posizione nel corso della prima manche e poi purtroppo è uscita di scena. Davvero un peccato in una gara che sorprendentemente non ha visto Lara Culturi sul gradino più alto del podio. L'Albanese si è piazzata in terza posizione a 1,18 nella gara vinta da Brit Richardson davanti alla Svizzera Stephanie Groop. Quarta l'Azzurra Ambra Pomaré che si è piazzata in quarta posizione a 1,40. Era quarta anche al termine della prima discesa. Quinta piazza per Elisabeth Bokuk. Stati Uniti, le altre azzurre: ottava Francesca Carolli eh, a 1,93 e poi dodicesima Emilia Montinelli che ha recuperato 6 posizioni rispetto alla prima discesa, staccata di 2,56 dalla Richardson, e Beatrice Sola in quindicesima piazza con 3 secondi e 14 di ritardo dalla leadership. E quest'oggi quindi molto difficilmente l'Italia riuscirà a conquistare un'altra medaglia, al momento l'Italia eh, nel medagliere è in seconda posizione per quanto riguarda i metalli più pregiati, in un medagliere guidato dalla Svizzera con tre ori, due argenti e due bronzi per un totale di sette medaglie, l Italia come dicevo in seconda posizione con due ori, un argento e un bronzo quattro medaglie e poi terza piazza per l'Austria con un oro, due argenti e due bronzi per un totale di cinque medaglie. Un medagliere che vede poi anche la Spagna, la Francia, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, gli Stati Uniti, il Canada e l'Albania eh, comparire proprio all'interno del medagliere di questi campionati del mondo. E ci sono i due atleti in questo momento piuttosto eh, che si sono messi in evidenza proprio per una serie di collezioni di medaglie. I collezionisti di medaglie, potremmo chiamarli così. E sono in campo femminile la Svizzera Mallory Blanc che si è messa al collo tre medaglie: due d'oro e una d'argento. E poi al maschile il protagonista di questi giochi, di questi campionati è Max Peratoner. Figlio di Alan, slalomista della squadra azzurra negli anni '90, che si è portato a casa due medaglie d'oro ed una di bronzo. Queste sono state le grandi soddisfazioni per i colori azzurri. Speriamo domani, nella giornata conclusiva, a questo punto al femminile possa arrivare una medaglia. E nella storia, nelle 43 edizioni diciamo, di questi campionati. Del mondo juniores, l'Italia in slalom ha raccolto belle soddisfazioni, 12 medaglie complessivamente, con 5 titoli: il primo nel 1989 grazie a Sergio Bergamelli, poi nel 1990 con Luigi Tacchini, nel 99 fu il turno di Massimiliano Blardone, e poi nel 2019 Alex Finazzer e lo scorso anno Corrado Barbera tortacolori delle fiamme gialle, classe 2002, che per ragioni anagrafiche non ha potuto confermare il proprio titolo qui su questa pista perché il limite di età è 21 anni, quindi gli atleti del 2003 sono gli ultimi che possono prendere parte, dato che nel regolamento bisogna compiere il ventunesimo anno di età nell'anno in corso, quindi 2003 è l'anno giusto, l'ultimo anno che alla possibilità di poter competere un Barbera che fu con Abruzzese anche medaglia d'oro nel team Combine. In Italia tra l'altro riuscì anche in alcune occasioni a, a fare la voce davvero grossa proprio ad Alesca negli, St negli Stati Uniti nel 89, oltre alla vittoria di Sergio Bergamelli arrivò il bronzo di Alberto Senigalliesi tra l'altro tecnico che ha tracciato la pista di Cortina nelle discipline veloci dello scorso fine settimana e quarto nell'occasione fu Daniele Chiocchetti in una sorta di mini valanga azzurra nelle categorie giovanili ma non dobbiamo dimenticare il primo podio Conquistato da un azzurro in slalom proprio ad Auron nella prima edizione nel 1982 grazie a Oswald Tötsch che fu argento. E poi le altre medaglie arrivarono nel 2001 a Verbier con Romar Grabner e Christian Deville, secondo e terzo. Nel 2003 a Briançon fu Luca Senoner, medaglia di bronzo. Nel 2008, secondo, fu Jacopo Di Ronco e a Davos nel 2018... La prima delle due medaglie in slalom di Alex Finazzer, nel 2018 fu secondo alle spalle di un certo Noel, e poi nel 2019 Finazzer riuscì a prendere la medaglia d'oro. Quindi, lo slalom che ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Ci sono state un po' di polemiche quest'oggi per la decisione da parte degli organizzatori di optare per la copertura televisiva integrale di fatto di tutte le gare maschili, tralasciando invece le discipline tecniche femminili. E, e questo sarà sicuramente un argomento di discussione da affrontare anche da parte degli organizzatori di Tarfisio 2025. Che sarà la prossima località ospita ad ospitare questa manifestazione. È vero anche che, eh, senza difendere troppo l'operato da parte degli organizzatori, riuscire a organizzare una manifestazione di questo tipo su cinque località diverse, coinvolgendo cinque piste diverse, non è semplice. Alla fine della produzione televisiva, certo è che vedere praticamente tutte le discipline maschile tralasciando una prova di gigante di alto livello al femminile con al via diverse atlete che hanno sono state protagoniste nel circuito di coppa del mondo è un vero peccato però uh, questa è la scelta che è stata fatta da parte del comitato organizzatore e quindi la decisione è questa. Intanto, molto bene l'atleta canadese nel primo intertempo: 56 centesimi di ritardo nell'intertempo con un pettorale così alto, il numero 39. È davvero una ottima prova da parte di Pierry Charé che chiude in diciottesima posizione a 2:61. Bravo, davvero bravo perché si piazza anche davanti agli azzurri che sono partiti praticamente con 20 numeri di vantaggio, è la pista che sta continuando a peggiorare, sembra veramente di vedere una gara di fine stagione, guardate questi saltelli eh, con le punte che sparano verso l'alto, il francese Leo Avocato eh, Maulà che anche lui chiude davanti agli Azzurri, In questo momento vi ricordo è già fuori. Andrea Bertoldini dai primi 30 del, che prenderanno parte diciamo, alla seconda manche con l'inversione dei 30. Poi, come sovente accade nelle gare di Coppa Europa e nei circuiti eh, minori, eh, anche gli altri atleti non qualificati tra i primi 30 avranno la possibilità di concludere la propria prova disputando eh, la, la propria seconda discesa dopo il primo nella classifica. Parziale Italia che al momento quindi vede in 35esima, in 36esima posizione Andrea Bertoldini, quindi fuori dai 30, e però sono anche a rischio Stefano Pizzato e Edoardo Saracco, che al momento sono piazzati in 22esima e 23esima posizione. Incrociamo le dita per loro. In questo momento, paradossalmente, partire con un pettorale basso nella seconda manche potrebbe essere un vantaggio notevole viste le condizioni del fondo. Certo è che si, si rischia veramente di non farne parte e in questo momento il gap tra la posizione degli azzurri e la trentesima che vale il taglio non è così marcato perché si parla di poco più di sei decimi, mentre i distacchi sono considerevoli tra la prima e la e già la prima e la, la settima posizione, perché si parla già di un secondo e 65 in questa prima discesa che ha premiato indubbiamente i pettorali bassi. L'unico con la doppia cifra è stato Moritz Zudrel, ma è un atleta che non scopriamo sicuramente quest'oggi, è un atleta che ha debuttato in Coppa del Mondo questa in questa stagione un classe 2005. In slalom, in Coppa del Mondo a Wengen, un ragazzo che, se in squadra austriaca vedono nel corso degli allenamenti che è davvero competitivo e decidono di inserirlo in una squadra comunque molto competitiva, perché l'Austria sta raccogliendo pochi risultati nelle discipline veloci, ma in slalom assolutamente è probabilmente la squadra di riferimento. Ricordiamo, nel primo slalom di, di questa stagione a Görgel. Coppa del Mondo, ci fu una tripletta austriaca, è vero che si è fatto male Marco Schwarz che quindi è uscito, però Feller ha una costanza di rendimento mai vista in precedenza e quindi entrare nel Wunder Team, come è stato ribattezzato austriaco, a, con un'età così bassa, a soli 19 anni, è davvero qualcosa di importante. E questo è Ander Mintegui, l'atleta che... Sta regalando alla Spagna il posizionamento all'interno del medagliere e si è regalato uno splendido argento nel Super G vinto dall'italiano Max Peratoner. Eh, dicevo appunto, quindi, una, brava, una ottima prova da parte di Moritz Zudrel, che poi è seguito eh, in sesta posizione da Theodor Brücken, norvegese, altro atleta da a seguire con il circhiolino rosso e, e Fabian Axel Schwarz che è in terza posizione che è l'atleta seguito dal team di Marcel Hirscher team Van Dier questa casa che si è inventato Marcel Hirscher e che fornisce di sci anche a Henry Christoffers il suo grande rivale in pista e ora grande amico e tester di materiali per questa azienda che tra l'altro è protagonista anche nel circuito di salto con gli sci, anche se la produzione di quei materiali non viene fatta nello stesso stabilimento diciamo, degli sci da slalom e da gigante, al momento la Vandir non ha approntato sci da discipline veloci, si parla di una collaborazione in quel caso con l'Algumet, con cui condivide... In parte dell'economia di scala nella produzione, questi sono dei dettagli tecnici. Questa azienda che è appena nata ha deciso anche di sviluppare proprio nel distretto dello Scarpone, zona Asolo Montebelluna, anche i propri scarponi, proprio per cercare di offrire ai propri atleti eh, degli, dei materiali al top e eh, studiati appositamente per loro. Siamo quasi giunti alla conclusione del nostro collegamento quando è sceso il pettorale numero 49, si è trattato del tedesco Brandis che al momento è fuori dalle prime 30 posizioni che valgono um, l'inversione dei 30. Dicevo appunto importante riuscire a piazzarsi tra i primi 30 per uh, poi partire con dei pettorali più interessanti nella seconda, gli italiani in questo momento avrebbero il pettorale virtuale numero 8 e numero 9, nel qual caso venissero confermati questi risultati e su quattro se ne qualificherebbero due, vale a dire Stefano Pizzato 21esimo ed Edoardo Saracco 22. Speriamo assolutamente che sia così, eccola qui la classifica provvisoria ma se non quasi definitiva della prima manche, con Eduard Halberg in prima posizione, che ha stampato un tempo di 48,24, in seconda posizione Lenz Hackler, svizzero, a 16 centesimi, terza posizione per Fabian Aksch-Schwarz, Svezia, a 54 centesimi, Camden Palmquist, Stati Uniti a 73 centesimi, Morris Zudrel a 93 centesimi per l'Austria. Questi sono i primi 5, gli unici che sono stati sotto il secondo come distacco nei confronti di Halberg. poi i distacchi aumentano notevolmente fino a... A raggiungere il primo degli azzurri Stefano Pizzato che col pettorale numero 20 al momento veleggia in ventunesima posizione a 2 secondi 82 della leadership e poi Edoardo Saracco ventiduesimo a 2.83 un distacco di un solo centesimo da parte dei due azzurri in questa prima manche il trentesimo e quindi il primo dei qualificati è eh, Jos Bruten Erland con il pettorale numero 36 con questa clip che rappresenta un po' tutte le varie attività che sta svolgendo la Federazione Francese degli Sporti Invernali, vi do appuntamento a partire dalle ore 17.40 sugli schermi di Nevitaglia per la seconda manche. Un cordiale saluto da parte di Alessandro Genuzio e a più tardi.